veniamo adesso all'ultima parola, che è quella dei tempi della formazione. Vi chiederei di fare un attimo un salto indietro e di ricordare come, quando abbiamo parlato dei soggetti, io ho fatto riferimento proprio alla definizione di pedagogia, che è, ripetiamolo, scienza della formazione dell'uomo e della donna per tutto il corso della vita. Ecco, qui rientra, in questa definizione, rientra per l'appunto quest'ultima categoria dei tempi della formazione. L'idea della formazione intesa come percorso che dura tutto il corso della vita. Ci tengo a sottolineare questa parola corso perché in realtà la stessa pedagogia, la stessa idea di apprendimento si è modificata nel corso dei secoli, proprio a partire da un cambiamento di prospettiva sull'idea della vita e del corso della vita. Adesso vi parlo di corso, ma in realtà per lungo tempo si è parlato di ciclo della vita. E qui vi inviterei anche ad immaginare un po', e ve lo disegno con la mano, l'idea del ciclo della vita, immaginandolo un po' come una sorta di curva, in cui il momento, diciamo, di crescita iniziale è quello dell'infanzia e pian piano, man mano che io cresco, raggiungo degli obiettivi e quindi acquisisco forma, mi formo, acquisisco saperi, acquisisco valori, arrivo all'apice della curva che è il momento dell'età adulta per poi piano piano andare in una fase discendente e quindi di perdita, diremmo, che è quella della fase anziana. Bene, questa idea della vita e del ciclo della vita è stato profondamente e completamente superato da un'idea invece del corso della vita. E vedete qui anche il disegno che io costruisco, cioè una retta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, contrariamente a quello che si pensi e che pensa il luogo comune, ovvero che la pedagogia sia scienza che si occupa dei bambini, pensate all'etimologia, pais paidos, che vuol dire fanciullo, in realtà la pedagogia si occupa di tutti i soggetti della formazione nei loro molteplici tempi della vita. Quindi, certamente un focus importantissimo è rivolto alla pedagogia, chiedo scusa, all'infanzia, ma un ruolo importantissimo lo giocano anche le altre età della vita, che sono l'età adulta e l'età della vecchiaia, senza poi considerare quelle età, come potremmo definirle, di mezzo, che sono per esempio l'adolescenza oppure la tarda adultità. In realtà sappiamo che non ci sono più solo tre età della vita, ma grazie anche alle nuove ricerche mediche, biologiche, le nostre possibilità di vita sono nettamente aumentate e si parla sempre più di frequente di invecchiamento attivo, cioè le prospettive di vita sono si sono molto allungate. Allora, veniamo a noi. Perché questa precisazione? Questa precisazione perché la pedagogia in realtà prende l'impegno di preoccuparsi, di prendersi cura delle diverse età della vita, facendo attenzione certamente alle differenti pertinenze formative che ciascuna di queste età ha. Vediamo per esempio l'infanzia, che per tanti secoli è rimasta in silenzio. Ricordate che la definizione di infanz, da cui deriva poi la parola infanzia, significa proprio incapace di parlare. Vi è anche una metafora in questa derivazione etimologica, perché per lungo tempo l'infanzia in realtà non ha avuto voce. È stato il Novecento il secolo di scoperta dell'infanzia, ma in realtà sappiamo che ancora moltissimo va fatto per l'infanzia. Una infanzia sicuramente cresciuta, un'infanzia sicuramente emancipata, un'infanzia sicuramente che è al centro dell'attenzione delle scienze della formazione, ma che ancora molto ha da recuperare rispetto all'attenzione che soprattutto una società adultocentrica le deve. Poi abbiamo l'età adulta, che è un focus molto importante, soprattutto negli ultimi tempi l'Unione Europea si è espressa a favore della promozione dell'apprendimento in età adulta, perché in realtà noi sappiamo che anche l'idea stessa di età adulta è profondamente cambiata e se appunto in quell'idea della curva prima l'età adulta rappresentava il momento apicale in cui praticamente il soggetto poteva dire di aver raggiunto tutti i suoi obiettivi.
Pensate ad un adulto sposato, pensate ad un adulto che lavora, pensate ad un adulto che ha fatto figli. Oggi sappiamo invece che questa idea di età adulta è profondamente cambiata. Ce lo dicono le nostre società, ce lo dicono le cronache, le notizie di cronaca, ce lo dicono le ricerche in atto a livello nazionale e internazionale. Gli adulti si trovano oggi a vivere, come direbbe Lucio Demetrio, in un guado spaesante, impreparati a gestire il futuro, perché in realtà si rendono conto che l'età adulta non è, come si credeva che fosse, l'età della stabilità, della certezza, ma al contrario è un'età del cambiamento, dell'incertezza. Alla pedagogia spetta il compito di rendere questo momento di cambiamento un momento costruttivo e quindi, come direbbe Erickson, riuscire, aiutare l'adulto a passare dalla crisi al progetto, dal momento della crisi al momento della generatività, cioè quella capacità del soggetto adulto, sì, di generare idee, sì, di generare figli, ma anche di prendersi cura delle generazioni altre. E proprio a proposito di generazioni altre, un focus particolare molto importante per la pedagogia, soprattutto oggi in cui l'Italia, per esempio, è uno dei paesi a nascita zero e invece con un incremento dell'invecchiamento attivo, che è quello appunto della vecchiaia e del ruolo che la vecchiaia può avere in società che sono emancipate e che credono nell'inclusione e diciamo, in un approccio democratico intergenerazionale. Rispetto alla vecchiaia, ciò che è importante ricordare è che la pedagogia deve lavorare su due fronti, quello della riprogettazione di sé in prospettiva di un nuovo futuro e dall'altro lato nella prospettiva dell'incontro intergenerazionale, lì dove l'anziano si scopre il saggio, in qualche modo, che può essere detentore di una esperienza che può servire anche ai più giovani.